Il cotone. Papà, papà, domenica c'è il derby! La guardiamo tra uomini, io e te, con la maglia e il piccolo con la sciarpa della squadra. Eh no, la lana e alcuni sintetici potrebbero irritare la sua pelle delicata. Per lui scelgo solo fibre tessili naturali e non irritanti. Il cotone è morbido, ipoallergenico, resistente, traspirante, assorbente, resiste ai lavaggi, anche se si scolora un po'. È la stoffa delle mie magliette estive? Sì, bravissimo! È adatto per biancheria e abiti estivi. Ah, sì, è la stoffa dei jeans, inventati dagli americani, ma viene usata soltanto in Europa. I jeans sono di cotone e lino e sono stati inventati in Italia come vele e resistenti abiti di lavoro. Esportati dal XVI secolo, ora vengono usati in tutto il mondo. Blue jeans deriva da Bleu de Gênes, blu di Genova, una tela prodotta dalla concorrente francese di Nîmes, tessuto denim. La storia della tua maglietta inizia in un grande campo in America, India o Egitto, seminata a cotone. Dopo la fioritura si forma il frutto, una capsula che contiene il fiocco di cotone e i semi. Dopo la raccolta, le balle di cotone, così si chiamano, arrivano in fabbrica. Vengono separati i semi e le fibre corte che diventano ovatta, stoppine o rayon, fibra chimica. In fabbrica il cotone viene pulito, pettinato e trasformato in fili con la filatura. Nella fabbrica di tessuti, in un telaio, vengono tirati tanti fili lunghissimi all'ordito. I licci tirano prima su e poi giù parte dei fili, in modo da creare un passaggio per la navetta. La tessitrice prepara la navetta con il filo. Tra i fili di ordito tirati su e tirati giù dai licci, si fa passare la navetta con un lungo filo di trama. I tessuti vengono tagliati e cuciti per diventare abiti. I pezzi si tagliano da cartamodelli realizzati in digitale e stampati nelle varie taglie. Oggi parliamo del tessuto più diffuso in tutto il mondo, il cotone. Purtroppo parte delle coltivazioni sono a monocoltura e poco ecologiche, ma esistono anche delle coltivazioni sostenibili. Con i tessuti di cotone si possono fare asciugamani, tovaglie, tovaglioli, fazzoletti, lenzuoli, biancheria intima, jeans, magliette, camicie, vestiti, eccetera.